Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video gameplay estivo 2019. Buonasera a tutti, io sono Valerio di Game Edition, un saluto ai ragazzi di Tales of a Gamer e tutti i ragazzi che ne fanno parte di questa splendida famiglia. Rubo quei 10 minuti per salutare nuovamente a Chris, Marco, Dario, Melania, Luigi, il mio carissimo Daniele e tutto ciò che concerne tutti il gruppo della ciurma dei pirati qui pronti e questa sera a presentare un grande titolo che aspettavamo veramente da tantissimo tempo, ovvero Judgment. Ok, allora prima di iniziare a parlare del titolo e ad avviare il gameplay volevo rubarvi due piccoli minuti per darvi intanto saluto un po' a tutti, cioè saluto anche a Giovanni D'Alcamo, a tutti i ragazzi che stanno iniziando a collegarsi in questo preciso momento per dedicarsi a quest'oretta, a questa splendida piccola serata estiva nella nostra piacevole compagnia. Volevo dirvi le prime due parole per parlarvi un po' del titolo, perché che non fosse informato a seguito di alcune vicende che hanno un po' caratterizzato e creato delle problematiche alla casa videoludica della Sega o Sega, per come si vuole pronunciare. Praticamente c'era la possibilità che il suddetto titolo The Judgment poteva essere posticipato per qualche mesetto, per il semplice fatto che l'attore Pier Taki è stato arrestato in Giappone per uso di cocaina. Ora, per chi non lo sapesse, indipendentemente dal fatto che l'utilizzo di stupefacenti, di droghe, è illegale in tutto il mondo, specialmente in Giappone, anche per una piccola detenzione di sostanze, di una piccola anche detenzione di marijuana, si ha direttamente l'arresto. Quindi cosa è successo praticamente? Che Sega, per come la si vuole pronunciare, aveva dato e aveva preventivato la possibilità di poter spostare il titolo di qualche mese per far sì che appunto potesse avere il tempo necessario per sostituire videoludicamente ovviamente l'attore che aveva prestato il volto al personaggio, a uno dei tanti personaggi che andrà a trovare in questo titolo. Fortunatamente questo è stato fatto. Vi ricordo anche che nella copertina giapponese era anche raffigurato il signor Pier Taki ed è anche stato sostituito prontamente appunto per la notizia, perché noi comunque sappiamo che non vogliamo in generale che vengano generalizzati i crimini ai videogiochi.
non è questo l'intento. È normale che nel campo videoludico si parli sia di ciò che succede nella realtà, sia di storie e di avvenimenti fantastici ideati dalla gente, dal team e della mente umana. Quindi, prima di iniziare il titolo, mi piaceva più che altro darvi questa piccola informazione riguardo appunto questo titolo e andare a fare un piccolo unboxing live. Perché questa esigenza di andare a fare un unboxing live? Perché Sega confeziona sempre i loro giochi in maniera squisita, partendo dal presupposto e dal fatto che nella confezione troviamo dei adesivi con Ryuga Kogoto Studio, quindi ci sono degli stickers contenenti questi, diciamo, contenenti nella confezione. E poi una cosa che realmente mi ha stupito e mi ha reso felice da collezionista è che Sega ha inserito il libretto. Cioè, ragazzi, il libretto non lo inserisce più nessuno. Ormai troviamo il classico fogliettino così blando, tanto per dire che ci sono due cagate scritte e amen. Qui invece troviamo un bellissimo libretto che sì, comunque non ha nulla di che, ha le classiche avvertenze per chi possa soffrire di epilessia, con nelle suddette lingue, quindi Spagna, Germania, il tedesco, inglese, francese e tutte le avvertenze. Però già è quanto dire trovare un piccolo libricino, fa sempre piacere. E inoltre troviamo una copia, troviamo la cover reversibile, quindi possiamo anche sostituirla con l'originale. Questa è l'originale Judgment, con tutta la storia, la dicitura, l'intro scritta posteriormente, e questa è la copertina reversibile. Vi ricordo che qui in alto questa faccina qui era del signor Piertachi, che è stata, ripeto, prontamente sostituita da Sega dal momento in cui è stato diciamo scoperto, è stato subito rilevato la notizia che il suddetto Piertachi, scusate, è stato arrestato. Quindi, bando alle ciance, io ho preferito fare questa piccola premessa, questo piccolo unboxing, perché quando ci sono, ripeto, questi libretti, queste cose fanno sempre molto piacere. Quindi, dopo che abbiamo fatto questa piccola premessa, mi soffermo nuovamente a salutare chi ci sta per seguire, chi è appena subentrato qui con noi. Quindi saluto anche Samuele, che è appena subentrato nella nostra community, e andiamo prontamente a sono in diretta? Non capisco cosa sia successo. Niente, tutto nella norma, perfetto. Ho controllato per vedere se c'era qualcosa che non andava. Quindi ci avviamo prontamente a selezionare nuova partita. Io vi ricordo che per il tipo di gamer che sono, per il classico giocatore che io sono, scelgo sempre per la prima volta la possibilità di poter usufruire dell'opzione difficile, per il semplice fatto che conosco o non conosco i titoli, a me piace sempre mettere la difficoltà massima per vivermi appieno, anche in maniera frustrante, il titolo. Però, siccome dobbiamo vederlo insieme, partiamo direttamente con il normale. La illuminazione è fatta, attivazione salvataggio automatico sì, salvataggio non spegnere il sistema di PS4, non abbandonare la partita mentre c'è il triangolino. Premo il tasto ok e avviamo. Vediamo cosa ci presenta questo Judgment, che dovrebbe essere uno spin-off della serie Yakuza o Yakuza, quindi probabilmente sarà un titolo che parlerà di mafia e di spaccio, ma avrà, credo, a prescindere da questa tematica, un qualcosa di molto profondo, come tutti i titoli di Yakuza hanno sempre mostrato e che Sega ci ha sempre prontamente presentato, anche perché, ripeto, per chi non l'abbia giocati, nonostante siano dei titoli prettamente in inglese, e sono da giocare e da seguire. Bando alle ciance, vediamo un po'. Ovviamente rigorosamente la lingua in giapponese, sottotitolata in italiano. Primo titolo sottotitolato in italiano della serie Yakuza, di questo spin-off. Ok, amministratore dello studio legale Genda, Ryuzo Genda.
il paesaggio, l'ambientazione è proprio tipica nipponica. Sono veramente bellissimi questi titoli per il semplice fatto che andiamo appunto a visionare la città, i meandri di questa piccola, diciamo, terra, ahimè, per noi veramente distante. Dovremmo guidare noi un poliziotto, un detective. Ma le vicende della storia, ripeto, non lo so, perché mi sono informato poco, a parte la notizia importante. Quindi qua stanno facendo la presentazione di tutti i personaggi, quindi di tutto lo studio legale Genda o Jeda. Probabilmente la prima fase sarà molto, diciamo, narrata. È pur ovvio che sia così, devono introdurre personaggi, ci sarà un bel po' di storia, però già è quanto dire. Faremo una prima parte, una prima oretta di gameplay, credo che sia una sorta di tutorial, e vedremo effettivamente i tassi e come si potrà progredire nell'avventura, nella storia, nella vicenda del nostro detective. Io seguo a malapena la storia perché ogni tanto cerco di guardare anche per salutare, vedere i commenti, ma ci saranno prontamente Cristina e Melania subito, ripeto, a commentare i vostri domande, le vostre curiosità riguardo il titolo. Per chi non lo conoscesse, per chi non ha seguito appunto tutta la vicenda che ne racchiude appunto il titolo, ecco qui già le prime urla di quelle nipponiche serie che si arrabbiano e iniziano a sclerare come pazzi. Ribadisco sempre di più, sempre, perché purtroppo dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Questi giochi vanno giocati prettamente in lingua originale, perché sennò non rendono effettivamente ciò che può essere l'epicità di un titolo o la caratterizzazione del personaggio. Beh, è proprio tutt'altra cosa. Quindi la lingua giapponese è fondamentale per questi titoli. Oh mio Dio. Bene, già c'è il primo omicida. Primo omicidio. Emi-chan è la ragazza che viene uccisa e poi viene data, diciamo, viene bruciata nell'appartamento, a quanto ho capito. Danno fuoco all'appartamento. Ecco qui, benissimo. Se iniziamo così con questo, con questa intro abbastanza forte, mi sa che sarà bello tosto. Ottimo. Questo è uscito fuori, è proprio è uscito pazzo. Proprio è uscito pazzo questo tizio e non lo so per quale motivo, non si spiega. Graficamente, ragazzi, rende, a me piace un botto. Quel giorno della mia carriera si è insieme a Emi-chan. Quindi questo ha avuto una crisi di quella personale. Sono morte entrambe per mano di Shinpei Okubo. Ottimo. Se iniziamo. Questo è uscito fuori, è proprio uscito dopo. 10 dicembre 2018.
Sono uscito pazzo, piccola premessa, io sto giocando per varie problematiche mie praticamente, ragazzi, su una PS4 Slim, non su una Pro. Quindi potrò dirvi anche in tempo reale, effettivamente, se ci sono dei rallentamenti di frame e caricatura personale dell'immagine. Al momento non sta succedendo. Non so se è una fortuna, non so se è un caso, ma al momento non c'è nessun rallentamento. Ah, investigatore, ottimo. Dell'agenzia Yagami. Ottimo, ottimo. Vediamo un po'. Quindi quello di là non è un barbone, probabilmente è un qualcuno che è messo lì per spiare. Stanno indagando. Scusate che io controllo un attimo. Ok, bello della diretta. Ok, perfetto. Credo che direttamente stiamo passando al gameplay. Ah, ok, allora già cazzottoni a tempesta, signori. Scassiamo a tutti. Vuoi morire? Come on. Vediamo che ora è coglione di tutte e due. Tre, due, cinque contro uno. Ottimo. Mi piace questo tizio. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Spettacolo! Vediamo un po'. Dai, fatemi giocare. Questo è un classico. Che idioti. Oh, ora sì che ci divertiamo. Tempo di caricamento, vediamo. Saranno passati al momento circa 4 secondi. Top, ragazzi, su Slim circa 5 secondi di caricamento. Delinquenti, ok. Vediamo un po'. Quadrato. Ok, possiamo prendere qualche oggetto? Hai capito? Che non vi rompo a tutti. Ok, quadrato, quadrato, quadrato sono gli attacchi base. Colpo di grazia, quadrato, triangolo o la combo, triplazione, quadruplazione. Quindi ho 4, 3, 2, 1 con il finale il 2 di triangolo. Perfetto. E poi ci sono quelli concatenati, doppio colpo di grazia e lancio e via. Quindi possiamo sbizzarrirci come cavolo vogliamo noi. Tieni premuto L1 per proteggerti dagli attacchi in arrivo e proteggersi, particolarmente importante per sopravvivere agli scontri più duri, dato che il gioco finirà se la salute sarà ovviamente azzerata. Quindi con L1 ci pariamo. Parato. Ok, mi tiene L1 e scivola intorno, ottimo. Bacaero, idiota. È un po' duro, però credo che perché... Ehi, si debbano aumentare le... Oh mio Dio, R1 e X devi il colpo. Ok, R2, quindi quelli saranno praticamente barra di esperienza. Premendo il tasto triangolo si ha un'azione X, quindi un'azione, credo, esperienza aggiuntiva. Vediamo un poco. Ok.
fra i due. Madonna, che cazzottone! Aspetta, che prendo il binocolo, aiuto, adesso non te lo posso cliccare. Ragazzi, non ci agitiamo. Ok, sconfitti i teppisti. Quindi, punto esperienza 100. Denaro, no. Ragazzi, è fighissimo. È un Yakuza a tutti gli effetti. Quindi è meritato. Meritato. Vale, stai giocando sul Pro? No, come ho già detto prima, sto giocando sulla versione Slim, perché la Pro momentaneamente l'ho smontata. E posso dire e affermare che i caricamenti tra un'immagine e l'altra non ho avuto problemi. Su Slim i tempi di caricamento sono 5 secondi e cali di frame rate non ne ho avuto, e le texture caricano discretamente. L'unica cosa che ho notato nel gameplay, a volte dà l'impressione che va a scatti, ma credo che sia una questione di console, perché la Slim magari è ottimizzata su PS Pro. Del resto, ragazzi, non c'è nulla da dire. Graficamente, se già rende così tanto su Slim, su Pro sarà divino. Ok, questa è la mappa. Noi siamo praticamente a Nakamichi Station. Ok, sarebbe la stazione, sarebbe praticamente la zona centrale di Nakamichi. Dovremmo raggiungere Pink Street, che sarebbe in alto a destra, dove che va a lampeggiare. Là troveremo dei ristoranti, dei corner, che poi andiamo a vedere effettivamente cosa. Ok, premi X mentre muovi per sprintare, quindi per correre. Quindi possiamo. Ok. Ah, ok, cioè, ma di che stiamo parlando? Ragazzi, la strada è cioè è fatto dettagliatissimo. Guardate le strade, ragazzi. Cioè, le strade sono le macchinette. Ok, ok. Sono copia e incolla. Le lattine, le bottiglie. Ma sono fatte fighissime, cazzo. Oh mio Dio. Questi stanno parlando al telefono, e quindi praticamente puoi ascoltare. No, scusate, praticamente mi trovo vicino al menu, quindi lui mi fa la lettura in automatico. Ok. Scusami, abbiamo raggiunto. Ok. Asian Beauty Shop. Che aspetto aveva? Ok, questo era l'aspetto del tizio. Certo che davvero una giacca interessante. Quindi mi sa che ha un neo particolare in viso, barba e occhi sottili. Quindi dobbiamo trovare praticamente questo tizio. Quel tipo di viso potrebbe intimidire che è questa città. Ok, vediamo se c'è qualcuno di adatto. Quindi, in quel caso, modalità di ricerca di pedinamento. Ah, quindi dobbiamo pedinare. Allora, se trovi qualcuno di sospetto, passaci il cursore sopra e tieni premuto R2. Metti il contratto delle pedine appartenute alla zona X, pressione X mentre viene. Ok, quindi, vediamo. Esame. Non è lui. Ok, ha tutto tranne il nebbabbi, quindi in questo momento è anche investigativo, eh? Quindi ha qualcosa di investigativo. Allora, se lui mi parla di Neo, lui no, perché ha gli occhiali. Potrebbe essere quello in alto a sinistra o questo, ma questo dal viso mi sembra un po'. Un po' e un po'. Non lo so dire. In alto a destra ha il berretto blu grigio. Dovrebbe essere lui. Vediamo se è lui. È lui. È lui. È lui. Perfetto. Quindi il sospettato l'abbiamo trovato. Ok, indagine completata. Quindi punti abilità 80, punti esperienza 80, ok, denaro 0. Ok. Bene, fighissimo. Dobbiamo pedinarlo. Allora,
Detective Losco. Allora, informazioni sul pedinamento. Quando chiede le confusioni potrebbero attirare attenzione, barra attenzione, prova a stringere alta a sinistra a riempirsi. Se la barra attenzione raggiunge il limite, la commissione fallirà. Stato vedere la barra attenzione riprenderà ascesa, ok. Allora, praticamente lui cosa ci sta dicendo? Che dobbiamo pedinarlo. Nel momento in cui la barra di pedinamento in alto va riempiendosi, lui potrebbe sospettarsi, quindi potrebbe voltarsi e vedere chi, diciamo, vederci. E andare lì per capire chi lo sta effettivamente pedinando. Dovremmo essere bravi a non farci seguire. Ok. Se il tuo obiettivo si vede mentre non sospetto, vabbè, attenzione, schizzerà in alto. Se non esci dalla tua visione nel tempo, fallirà. Perfetto. Nascondiglio, ok, ok. Scegliamo il momento giusto per premere il rotondo e ritornare in pista. Ok. Tesoro, levati davanti al volo. Ragazzi, è fighissimo. Io stanotte non mi stacco più. Ok. Bello ragazzi, è fighissimo, eh? Ma è troppo figo. Ehi pupa, possiamo conoscerci? Vabbè. Ehi tesoro, ciao. Mi stava beccando sto frocio. Scusate perché mi è scappato, non vuole, ok. Ragazzi, è figo, è troppo figo, andatelo a reperire. Ah, d'altronde, una cosa che volevo dirvi. Una cosa che volevo dirvi del titolo è che reperirlo in questo preciso momento non è facile. Ma non perché non ci siano le copie, perché ripeto, parliamo di un gioco per pochi. Se non piace il genere. Se non piace il genere, non, difficile che si venga prenotato. Infatti oggi
ci sono state persone che hanno avuto problemi nell'andarlo a reperire, perché appunto non avendolo prenotato, poi trovarlo il giorno stesso è un po' complicato. L'unico che l'ha subito disponibile è Amazon, però ovviamente poi dovete aspettare la spedizione e quant'altro. Ripeto, è un gioco per pochi, non è conosciuta la serie Yakuza, perché essendo un titolo prettamente nipponico e totalmente in inglese, in pochi lo conoscono, ma chi lo conosce, perché effettivamente ama la serie. Ed è veramente tosto, ragazzi. Yakuza è veramente tosto. Come serie è spettacolare. Non credo che il gameplay si concentri tutto su questa fase qui iniziale, quindi investigazione e lotta così. Credo che ci sia qualcos'altro. Però, ovviamente, essendo nella prima fase, è normale che sia un po' a rilento. E comunque, nonostante questo, notiamo che questa sorta di tutorial ci immerge già comunque nella storia. Quindi comunque sì, è un tutorial, sì, ci sono poche cose introdotte un po' alla volta, però già iniziamo a giocare l'avventura, la storia si inizia già a seguire. Quindi tanto di cappello a Sega o a Sega, ripeto, per come si vuol pronunciare, ha fatto un buon lavoro, ma non c'erano dubbi. Judgment doveva essere un gran titolo, per pochi, ma un gran titolo. Dove cazzo ti devo seguire a te? Ma fino a dove ti devo seguire? Ok, pedinamento completato. Quindi ora mi dovrebbe dare un grado? No, mi dà sempre punti esperienza. Ragazzi, c'è un caldo da morire, qua in Sicilia non si può stare. Cioè c'è troppo caldo, eh? Si sta morendo al caldo in Sicilia. Se qualcosa crea l'eco. L'eco? Posso provare qualcosa? Allora, scusatemi un attimo, mi soffermo, perché qui la nostra Cristina dice che vale appena puoi. C'è un accavallamento di voci, ok. Audiogioco intendo. Allora, io non ho qui nessun problema, ho tutto, diciamo, in silenzio, ho solamente l'audio della TV, non ho altro. Non so cosa possa essere, sinceramente non ne ho la più pallida idea. Qua mi dice che l'audio viene trasmesso sia dalla TV sia dal microfono. Ora io non credo, forse è un problema dell'impostazione del controller. Abbiamo provato poco fa a fare dei settaggi, ma non abbiamo avuto nessun problema, quindi ora non riesco a capire effettivamente quale sia il problema. Il problema è che si sente sia la mia voce doppiata e anche del gioco? Per capirci, se mi date un feedback, anche se arriva dopo il segnale. Ok, quindi dovremmo anche investigare qui. Oh, gattino. Io credo di... Aspetta, lo scatolo, ragazzi, lo scatolo. Non è lo scatolo. Ma
non credo che... Bella situazione. Che cavolo si deve andare a visionare, mo? Ah, ok. Ah, ecco. Un drone. Ok, interrompi l'indagine. Indagine completata. Quindi abbiamo visto che c'era un gatto, ma poco ci importava, e abbiamo scoperto un drone. Quindi lui tramite il telefonino adesso è collegato. Dai, dove ci sta? Sì, è molto più bello come controllo rispetto a Yakuza, ma parliamo ovviamente di un titolo di nuovo uscita, quindi è normale che tra un gioco e l'altro siano dei perfezionamenti sia a livello di gameplay che di grafica. Però sì, ovviamente è molto più, è anche molto intuitivo. Non è complicato, dà l'impressione che sia complicato, ma non lo è effettivamente. Assolutamente. Bene, quindi questo gioco d'azzardo è pieno di debiti, non paga i debiti. Ottimo. Non fare casini. Tipo ora li picchia a sangue da morire. Ragazzi, i tempi di caricamento sono velocissimi, eh? Cioè, è assurdo. Parliamo di una Slim sulla Pro, macina come una palla. Io da me, tante sa. Non giunta. Però è vero, Cristina, è vero figo Yagami.俺も今度やってみようかな。あれもう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんじゃお前。誰なんだ？うちの客のその、また客が、あんたに金返してほしいってさ、飲み屋から馬券買う前にね。取り立ての珍品か。よく俺をつけれてね。チンピラとは怖いさつだな。俺は、あんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、 うちに依頼が来たって。ああ、オッケー。今持ち合わせは確認済み。もう逃げらんないよ。さあ、おとなしく払わないな。うん。確かに持ち合わせは。ミサミサが出して、わけピストロな。返すのは馬でもっと増やしてくれ。それまで待っとけや。 本気で言ってんのか。ようくそ、ずっと仕事。また今度だ。なんでそんなの。OK, inseguimento sicuro. Vai, corri come una scimmia. Raga, ma di che stiamo parlando? Porca puttana, ma è figo! Ma è fighissimo! Dai, 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 dai! Figlialo! Ah! Hai capito? No, vabbè, raga, esco pazzo! Dai, dai, dai! Ullo! Dai, dai! Van Damme mi sento, Van Damme mi sento! Ok,
Cattura gli obiettivi, prende il tesoro d'uno, sei abbastanza vicino, ok, vai. Ora! Cattura, è un Pokémon! Spettacolo! Ragazzi, è top! Ok! Posso utilizzare due tipi di combattimento! O gru o tigre! Tigre! Ma di che stiamo parlando? Sei alle spalle al muro. Ragazzi, ragazzi, comprate Judgment. Compratelo. È gioco da day one. È gioco da day one. $21.41 di gameplay, ragazzi, senza sosta. Facile, intuitivo, veloce. Bello, bello, bello. Yagamida. Kamura Chō no Yagami Tantei Jimushō. Che? Kane watashite kure. Temachin komi de 15 man. Otagai shinshiteki ni kou. Fuzaken na. Pure. Kana toretate aru ka? Uttaite aru. Oi. Uttaeru da. Ma continua a parlare imperterrito, ma sta in silenzio, ti sta fracchiando. Oh mio Dio.
Top, ragazzi. Si capisce se questo è un detective. No, vabbè, probabilmente è un avvocato, è un detective o solamente un avvocato. Comunque è figo, quello sì, ma è figo proprio tutto il gioco. Ok, credo che sia, ragazzi, io sincero, così voglio dare subito delle mie opzioni, delle mie impressioni subito così a caldo. E voglio interrompere qui il gameplay. Lo voglio interrompere io. Dice durato 40 minuti, altri 10 minuti. No, lo voglio interrompere perché voglio che vi godiate il gioco. Voglio che lo andate a acquistare e voglio che seriamente ve lo godete, perché è molto molto interessante. Quindi, ragazzi, per me è promosso. Voto del gameplay live al momento per me è da 8,5. Probabilmente, quasi sicuramente, porterò la recensione, la mia video recensione personale, perché è un titolo che io aspettavo veramente da tanto tempo dopo aver giocato Yakuza. Finalmente è tradotto in italiano, il gameplay è molto avanzato, è molto migliorato, le immagini sono nitide, i personaggi sono cazzuti, il doppiaggio ancora più cazzuto. Quindi, ragazzi, io col consenso di Marco, ma anche senza il consenso di Marco, secondo me è giusto interrompere qua. Io interrompo qua, interrompo con la sigla d'inizio che ci ha portato, che ci ha proiettato per iniziare questo primo gameplay estivo insieme a voi, e voglio concluderlo con la stessa sigla, perché me ne è veramente piaciuto. È così, l'impatto, va bene, promosso. Bravo Sega, bravo Sega, come lo si vuol dire. Io mando un saluto veramente a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che hanno fatto qualche domanda, come Daniele, come Cristina che è stata molto partecipe, Giovanni D'Alcamo, voglio salutare anche Elia Ponte e tutti quelli che ci hanno effettivamente seguito fin dall'inizio. Voglio salutare Marco, tutti, voglio salutare Cipria, tutti. Quindi il titolo sta per iniziare e io lo voglio interrompere seriamente. Però non lo so, ragazzi, non lo so. Ora mi metto in difficoltà, perché dopo che ho fatto tutta la premessa, piccola recensione così, ho voglia di giocare, che devo fare? Non lo so che devo fare. Non lo so.